Un saluto a tutti i collezionisti. Una ricerca recente ha evidenziato che in Italia le cose più collezionate sono i libri, i fumetti, i dischi, gli strumenti musicali, i francobolli. E una delle cose che va per la maggiore nel mondo delle donne ultimamente è collezionare bigiotteria. Non so se tra di voi c'è qualche collezionista, se collezionate qualcosa potete scriverlo giù nei commenti. Ma collezionare è stato dimostrato da vari studi che comunque fa bene a livello visivo, a livello sensoriale, aiuta ad aumentare la propria autostima e la ricerca di sé. E tra questi collezionisti, ahimè, ci sono anch'io. E ho collezionato veramente tantissime cose, ho fatto veramente tantissime collezioni per lunghissimo tempo. Una delle collezioni più a cui tengo di più sono dei libri che parlano di finanza, di denaro, ma proprio per capire il vero significato che per noi nella nostra vita ha il denaro. E ci sono veri e propri libri che lasciano proprio dei messaggi significativi a livello proprio di valore. Ad esempio, questo, L'arte della ricchezza di Alfio Bardolla, questo, Il lupo di Wall Street, Rich Woman, padre ricco e padre povero, questa signora è la mogliettina di quest'altro signore. Questo libro è uno dei miei preferiti, Il milionario, che lascia veramente, mi ha lasciato veramente un buon ricordo. Questo libro mi è piaciuto tantissimo. L'uomo più ricco di Babilonia e così via. Questa, ad esempio, è una delle collezioni. Un'altra collezione un po' bizzarra, che faccio, ognuno ha le sue manie, è quella di collezionare penne che scrivono rosa. Lo so. A me piacciono tantissime, tantissimo e ne ho veramente, veramente tante. Un'altra collezione che però hanno fatto in tantissimi in passato è quella di collezionare delle tessere telefoniche. Ne ho tantissimissimissimissime, da 10, da 5, da 2 euro, da 15 euro e alcune sono veramente, veramente rare. Vi auguro una buona collezione, ma attenzione a non far diventare questo hobby interessante in una vera e propria mania.